Diceva Reed che Onegin è il balletto che è più richiesto da tutti gli artisti per l'addio alle scene. E sicuramente questo non mi stupisce, perché è veramente talmente bello, talmente ricco come personaggio, ed è un personaggio al quale si può aggiungere sempre di più come intensità e come maturità di persona e artistica, che tutti i grandi ballerini, i grandi artisti, se devono scegliere, è sicuramente una delle scelte più valide e migliori per anche chiudere una carriera. Anche Maria è stata di grandissimo aiuto, è stata una partner splendida, perché ha ballato il ruolo tante volte, e oltre a questo il fatto di essere una ballerina straordinaria, perché a livello di proporzioni per i passi a due di Cranco è fantastica, e lo si vede soprattutto nel passo dello specchio, dove appunto Onegin la prende, la fa volteggiare, la lancia in aria, e lei è leggera come una piuma. Questa è l'idea che deve dare, ma lei lo è veramente, quindi ha veramente facilitato questo mio ruolo e questo mio debutto. Essere danzatore è sicuramente molto molto difficile, ci vuole una grande disciplina e rigore prima, ma
ci vuole questo rigore, questa disciplina sempre, quindi è veramente difficile, ci vuole una grande passione, ci vuole un fuoco dentro per riuscire a fronteggiare quelle che sono poi tutte le difficoltà anche di questo mondo. Certo, se uno riesce comunque a realizzare questo sogno, le soddisfazioni sono bellissime. Io nella mia carriera di soddisfazioni bellissime devo dire che ne ho avute tante, che rifarei tutto quello che ho fatto, quindi non cambierei nulla della mia carriera, perché sono veramente soddisfatto del mio percorso, e non potrei che consigliarlo a un giovane danzatore. Nonostante le difficoltà, se non lo consigliassi io, sarebbe grave.